Benissimo, allora, rinfrancati dal quelle 4-5 tazzine necessarie per sopportare l'argomento, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, perché ci stavamo addentrando sulla distinzione fra la carta funzione e la carta immagine, cioè la carta concetto di cultura, trovando delle strane sfumature rispetto a questa distinzione. La più strana di tutte ve la faccio vedere adesso perché la carta funzione che non ti immagineresti, che al tempo stesso è anche una grande immagine del mondo. Che cos'è questa? È una fotografia della Apadana di Persepoli, del grande palazzo reale del re dei re, del re persiano. È stata costruita a partire dal re Serse, che è il re di Persia che fece la seconda spedizione contro i greci, e doveva essere una specie di santa sanctorum di una figura regale che, fra l'altro, era assolutamente staccata da ogni contatto con la realtà, cioè un re che non si doveva vedere fisicamente collegato a nessun tipo di attività umana. Ebbene, quando i visitatori, i dignitari di questo enorme impero, vi dicevo, va dalle coste del Mediterraneo, dalla Tracia, quindi addirittura dalle coste del Mar Nero fino al Danubio e oltre l'Egitto, fino all'Indo e alle prime propaggini delle pianure indiane, pensate quanta parte di mondo antico, di un mondo antico che in realtà si immaginava e si percepiva come piccolissimo. E quando i dignitari che venivano da tutte quante le satrapie, cioè le province di questo grande impero, che erano state ripartite dal padre del re che fece costruire questo palazzo e che erano state sistemate in numero di 20 perché fossero delle unità amministrative e fiscali da cui allo Stato centrale doveva venire una quantità di tasse commisurata ai prodotti. Quindi c'è uno studio dei territori e uno studio delle ricchezze che era funzionale alla fiscalità generale, non tanto a una immagine cartografica quanto a una cartografia, se volete, amministrativa. Ebbene, noi non abbiamo l'immagine di questa cartografia amministrativa in termini di mappa, ma abbiamo questo. Vedete quei rilievi che si intravedono qui, no? Nella parte bassa di questa scalinata e sui muri? Questo era un percorso obbligato che adesso non si percepisce, ma i dignitari che venivano dalle province e che erano ammessi a vedere il re dovevano fare tutto un percorso fra corridoi, scalinate, eccetera, e passavano accanto a questi muri storiati di figure che rappresentavano, vedete, passavano sugli scalini e su ogni scalino gli passava accanto una figura e queste figure erano i diversi popoli di questo sconfinato impero, tutti caratterizzati secondo quello che era l'uso dell'etnografia del tempo. Siamo, vi dicevo, nel 470 a.C., quindi questo porta il risultato negli anni 70, diciamo, del V secolo a.C. La riforma di Dario, il padre di Serse, quello che divise l'impero, sta nell'ultimo ventennio del VI secolo. A quei tempi l'etnografia, la descrizione dei popoli si faceva dicendo come si vestono, come combattono, come vivono, in che case vivono. E allora tutto questo tipo di informazioni sta lì, cioè vestiti uno in una maniera diversa, con copricapi diversi. Guardate, queste qui sono le figure degli Assiri, che sono questi, e questi sono invece i Cilici, che sono una popolazione che stava molto più verso il Mediterraneo rispetto all'area mesopotamica. Questi
Questi sono i popoli, vedete questo cappello particolare che poi diventerà per noi il cappello frigio? Questi sono i copricapi particolari che avevano le popolazioni scitiche, cioè le popolazioni delle piane dell'Europa, oltre il Danubio e anche diciamo, dell'area fino al Caucaso, queste popolazioni che gli antichi conoscevano pochissimo e che chiamavano sciti. Erano caratterizzate dal fatto di andare a cavallo, sono delle popolazioni seminomadi, e di usare l'arco e la freccia. E qui sono rappresentati con questo tipo di immagine. Questi non sono gnomi, sono sciti. Quindi cilici, sciti, i greci erano rappresentati con delle caratterizzazioni che sono leggermente differenti. Non ve li ho messi tutti perché sono un numero veramente sterminato. Pensate che addirittura a un certo punto noi riusciamo a trovare anche delle figure che hanno dei caratteri chiaramente negroidi, quindi il naso camuso, i capelli ricci, e che hanno accanto come caratterizzazione una gazzella che è l'Okapi, che si trova soltanto nella zona subsahariana. Quindi di fatto l'impero persiano arrivava fino all'area di Cirene, quindi territorio che adesso è l'odierna Libia. E l'immagine del mondo che è funzionale alla propaganda reale, ma che è legato poi a un fatto pratico, cioè tutta questa registrazione di mondo è stata fatta per funzionare per il governo, è quella immagine, quell'immagine di carta del mondo, carta etnografica del mondo dei persiani, che non ti aspetteresti come carta funzione, ma che in realtà lo è. Ed è un modo poi di rappresentare il mondo, la geografia, cioè la varietà, la diversità. Perché il primo approccio con la geografia degli antichi, il primo approccio funzionale, non quello scientifico di cui prima vi ho parlato, è proprio quello del riconoscimento attraverso dei parametri di ciò che è altro. Per esempio, per i greci, che sono i primi che ce ne parlano, questo riconoscimento di ciò che è altro non è che sia né precoce, e tutto sommato neanche legato a dei contesti banali. Questa immagine del fondo di una coppa a figure nere, che è stata probabilmente dipinta dopo che per la prima volta gli ateniesi nel 490 si sono scontrati in guerra con i persiani e hanno avuto l'esperienza di uomini che avevano vestiti diversi, copricapi diversi, armi diverse, vedete i pantaloni che i popoli mediterranei non utilizzavano, questo vestito di tessuto sgargiante e questa specie di zuava che indossa il personaggio, che ha un copricapo di quelli che nella Padana noi riconosciamo come copricapo persiano, questa specie di mitra bombata, e combattono non con le armi da vicino, non nella formazione compatta che è quella dei greci, ma con le armi da lancio, che sono la freccia e il giavellotto. Questa diversità fa l'immagine della geografia pratica e fa anche, in qualche modo, se volete, le mappe, nel senso che le prime spiegazioni del mondo, le prime periegesi fatte dai greci accanto alla Pinax erano proprio questo, cioè questo popolo che è così, che veste così, che abita in queste case, che produce questo, che è poco distante, sta dopo, sta prima, sta accanto. Queste sono le indicazioni che noi troviamo nei periplici e nelle periegesi. Questo è il contenuto di quella spiegazione della carta che Ecateo aggiunse alla prima, quella di Anassimandro. Una geografia che è fatta di uomini, fino a che si trovano uguali, una geografia omogenea,
Nel momento in cui percepiscono l'alterità, la diversità, allora diventa mondo raccontato, mondo variato, riconoscibile e scansionabile in qualche maniera, anche alla lunga distanza. Però certo con strumenti che sono diversi da quelli che utilizziamo noi. Quindi mappe della diversità segnata come si poteva fino a che volete. Questo insieme di documenti, come vi dicevo, non è vastissimo, mentre invece una struttura molto più solida e una scansione che noi riusciamo ad articolare molto meglio è quella che, per quanto riguarda il mondo antico, riguarda le carte immagine, vi dicevo, quegli scenari del mondo, non di un luogo, non necessariamente di una singola situazione o di un ambiente, ma complessivi nei quali una cultura si rispecchia totalmente, proprio perché è l'universo così com'è, come deve, come può, come dovrà essere, che vi si rispecchia. Questi documenti anche lì sono estremamente antichi. Ora, questo che vi faccio vedere non è di un'antichità pari a quella della mappa di Nippur che vi ho fatto vedere prima, è però famosissima perché anche questa è una cretula babilonese, è un documento, diciamo, tardivo rispetto alla cronologia di questi popoli, probabilmente della 700 circa avanti Cristo, quindi dell'inizio, diciamo, calcoliamo del VII secolo, e la sua specificità è quella di avere una didascalia in alto, che vedete qui, che spiega che il mondo è fatto come è descritto sotto, e sotto è descritto come una specie di disco che galleggia sulle acque di un grande fiume celeste, al di là del quale ci sono una serie di isole, località, diciamo, che sono indicate da quei triangoli con sulla scritta. Altre isole e località sono anche all'interno di questo spazio del mondo che traduce. Pensateci bene, l'idea che lo spazio degli uomini sia uno spazio circondato da acque, da posto, da luogo a luogo, da parte a parte, che abbia delle estremità. È un concetto che noi, per esempio, troviamo nella Bibbia, no? I quattro angoli della terra e da mare a mare. Sono radicati nella cultura delle genti mesopotamiche e del vicino Oriente, proprio perché da un certo punto di vista si può pensare che queste culture vanno da mare a mare, cioè dal Mediterraneo al Mar Rosso, al Golfo Persico, alla memoria della presenza del Mar Nero, quindi uno spazio che in qualche modo si percepisce limitato dalle acque. Non sappiamo se questo c'entri con la rappresentazione del mondo come un'isola, sappiamo che invece però c'entra il fatto che questo mondo ha un ombelico, un centro forte. Al centro di questo spazio c'è Babilonia, la porta del cielo, questo significa il nome di questa città. È Babilonia che fonda il centro della carta che nella propria fascia centrale i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e che si caratterizza per l'indicazione delle popolazioni dello spazio percepibile, quindi non quelli al di là del lontano mare, nei triangoli esterni, ma le genti vicine che stanno dentro quelle indicazioni che vedete lì. Ora, questo mappamondo babilonese, un mondo isola fondato sulle acque, da un certo punto di vista è importante. È innanzitutto una dimensione che, nonostante possa avere agganci con la realtà, come dicevo, da mare a mare, è una dimensione metafisica.
La spiegazione ci racconta che questa immagine, che è l'immagine della Terra, ha una specie di doppio nel cielo, cioè anche nel cielo c'è un mondo isola, è un fiume celeste, è dal di là del fiume celeste, delle isole celesti. Lo specchio di questo mondo nel cielo ci dice che una carta immagine non è mai solo la Terra, è proprio il cosmos, l'ordine delle cose così come si vedono e così come si vogliono rappresentare che prende spazio. E lo vediamo per esempio in questa immagine, è una carta del cosmos, cioè dell'universo egizia. Questa è tarda perché è già di età ellenistica quasi, quindi insomma, potrebbe essere del III secolo a.C., ma le caratteristiche di questa scultura sono quelle tradizionali perché l'arte diciamo, egizia è particolarmente conservativa, soprattutto da questo punto di vista. E questo mondo è rappresentato come uno spazio rotondo con le caratteristiche, diciamo, simboliche e ideografiche che sono rappresentate all'interno, è abbracciato dalla dea Iside, è circondato dalla divinità, addirittura, perché lo vedete qui l'immagine della dea che soltanto abbraccia. Circoscrive come un grembo, quasi a darne una gestazione. Non può essere soltanto l'immagine di un posto. Noi possiamo trovare città, possiamo trovare villaggi, indicazioni scritte lì, non è solo quello. Se non fosse altro che per questo tipo di percezione. È un ordine che viene trasmesso. Ora, questo tipo di elemento è lo stesso che noi troviamo. Anche nel mondo greco, con le prime carte che sappiamo essere state disegnate, quella di Anassimandro che adesso vedremo, ma soprattutto con una carta che non fu mai disegnata, perché non è una carta, ma sono dei versi dell'Iliade, in cui si racconta come un giorno che le armi di Achille erano state perdute perché il compagno Patroclo, a cui l'eroe le aveva consegnate, era stato ucciso e spogliato delle armi da Ettore e l'eroe desiderava scendere in campo per vendicare, l'amico aveva bisogno di nuove armi. Allora la madre, la dea Tetis, si reca dal dio Efesto e gliene fa costruire nuove. Gli fa costruire in particolare un grande scudo rotondo che è fatto di materiali diversi, è fatto di bronzo, di oro, di argento, che indicano parti diverse e secondo gli studiosi che poi guarderanno ad Omero come una sorta di padre nobile, Bibbia di ogni sapere, naturalmente gli storici antichi attribuivano un particolare significato allegorico a questo tipo di immagine, queste diversità di sostanze, bronzo, oro e argento, furono interpretate come differenze climatiche, l'argento più freddo, il bronzo il mediano, l'oro il calore. Allora, in questo grande disco fatto di materiali diversi, il dio Efesto raffigura tutto. Vi ho riportato i testi e c'è uno spazio limitato dalle acque, dal fiume Oceano, che funge da limite, uno spazio in cui c'è la terra e il cielo, le stelle, l'orsa maggiore, il mare, il sole, la luna, le costellazioni più importanti, quelle come le Pleiadi che portano l'inverno, quelle come Orione che non scende mai sotto la cintura dell'orizzonte del nostro emisfero, quindi quelle che si vedono sempre e che fanno da orientamento.
in questo che Esattamente come quello che abbiamo visto prima, no? una carta abbracciata dalla divinità, dal cosmo, c'è il mondo così come lo poteva pensare un greco del VIII secolo a.C. C'è un mondo in cui gli uomini vivono intorno a un centro associato che si chiama polis, cioè la comunità organizzata politicamente. E non ci sono nomi di città, ci sono due tipi di città. Una città che va bene, una città felice in cui la gente lavora, quindi ci sono i campi, il bestiame, la vendemmia, la mietitura, le danze, la gioia, i giudizi dati in organizzazioni legittime, condivise dalla popolazione. E poi c'è il risvolto della medaglia, la città sotto assedio, la paura, l'angoscia, gli uomini, le donne, i bambini che cercano di difendersi, gli assedianti che si accampano intorno alle mura. Questo tipo di rappresentazione, che per secoli, questa è la tabula iliaca che rappresenta lo scudo di Achille, un frammento di questa grande rappresentazione di età ellenistico-romana, di età augustea, che riproduce quella che è l'immagine che un uomo, quale l'artista che la realizzò in quei tempi, poteva farsi di questo scudo di Achille, che è tutta un'altra cosa rispetto ai versi Omero, nel senso che le città sono città cinte di mura, campagne tutte differenti, cioè un mondo totalmente altro. E che poi all'inizio dell'Ottocento, questa è la riproduzione dello scudo di Achille fatta da Quatremer de Quincy nel 1819 e nel 1769 più un'altra riproduzione che invece è una sorta di fregio classicheggiante. Cioè, generazioni e generazioni di studiosi dell'antichità hanno cercato di dare un'immagine cartografica a questo scudo di Achille, che non ce l'ha un'immagine cartografica, perché non è una rappresentazione geografica, è una rappresentazione cosmica, è una carta immagine del mondo come dovrebbe essere. Il suo livello di indicazione è antropologica. Gli uomini, se stanno bene, stanno organizzati, lavorano, gioiscono, se stanno male, si combattono gli uni gli altri e sempre sono sotto le stelle, sotto il cielo con la luna e il sole, chiusi in uno spazio che è limitato, il che li rassicura. Questo è la carta immagine del mondo greco che si mantiene tale per moltissimi secoli, tant'è che noi la ritroviamo con quegli elementi fondanti, però shakerati in una maniera diversa, in questa, che ovviamente non è una carta antica, è una riproduzione, un modello moderno, di quella, ecco, io la chiamo rivoluzione copernicana. Perché il nostro termine di paragone è quello. Questo è il primo modello del mondo. Questo è l'occhio di Dio messo nelle pupille degli uomini della Ionia, ma non di tutti gli uomini, perché la geografia non era cosa di gente comune, era fatta per gli studiosi, per gli uomini che appartenevano a quella elite intellettuale che poteva non soltanto comprendere, ma avere gli strumenti per entrare dialetticamente in questo tipo di discorsi. E come vedete, questo che è il modello di Anassimandro non è un modello solo del mondo, ve lo spiego. Era un modello dell'universo, indicato come uno spazio o sferico o circolare, anche lì, siccome noi abbiamo soltanto delle testimonianze frammentarie di questi autori, le traduzioni possono variare, per cui non sappiamo, per esempio, se Anassimandro indicasse che il mondo aveva forma di un rocchio di colonna, un tamburo, oppure di una sfera.
In realtà pensare il mondo come una sfera è un po' prematuro, perché noi sappiamo che il pensiero di quinto secolo, il pensiero pitagorico, riesce a darsi una modellizzazione in termini di sfera della Terra, però non è impossibile. Sappiamo però che indica uno spazio comunque limitato nel quale ciò che è presente si tiene insieme in un equilibrio, che è l'origine delle cose, si chiama Aperna, è in mezzo, equidistante, quindi in equilibrio statico, in questa dimensione, che non è uno spazio, una terra a forma di tamburo o di spazio circolare. Ma badate bene, se è tamburo, il tamburo ha una faccia sopra e una faccia sotto. Quindi una terra che ha una parte che si vede, che si vive, è una parte che noi non conosciamo ma che esiste, gli antipodi, quelli che poi verranno nella letteratura successiva elaborati come appunto antipodes, quelli che stanno dall'altra parte dei nostri piedi. Una terra che nella parte che noi condividiamo, quindi non è cosmos, ma è il concetto che da adesso in poi i greci utilizzeranno per indicare la parte del mondo che a loro interessa e che è l'unica che rappresenteranno sempre, lo oikumene. La terra non interessa in generale. Non gli importa sapere alla fine davvero se abbia questo o quel limite, almeno nella prima parte, perché ciò che interessa alla geografia della cultura greca è la terra abitata. Oikumene significa, viene da oikos, che significa casa, è la terra in quanto casa di uomini. Quello che c'è nella eremos chora, cioè la terra che è disabitata, il corrispettivo di deserto, è questo. Il deserto è quello che sta fuori da quello spazio, non è il deserto di sabbia che immaginiamo noi. Per loro è lo spazio non abitato, non comunicabile, non rappresentante e quindi non interessa. Questo spazio, che abbiamo visto nella sua definizione di modello, in qualche modo aveva un disegno, perché le fonti ci dicono, per primo Anassimandro fece un modello e disegnò la terra, solo che non la spiegò, la spiegavano a voce gli altri. Quello che la spiegò dopo di lui e che aggiunse la spiegazione al disegno fu Ecateo. Che forma aveva? Questo ci aiuta a capire quali sono gli elementi determinanti. La carta, le prime carte dei greci sono molto semplici, si fondano su tre cose essenzialmente. Questa carta rotonda, con l'Europa da un lato e l'Asia, cioè l'altro continente, quindi le due dimensioni del mondo separate da confini d'acqua, ancora una volta, le colonne d'Eracle, di qua, il fiume che da questa propaggine del Mediterraneo, che per i greci era il Ponte Eusino, cioè il Mar Rosso nostro, attraverso dei fiumi, questo è il fiume Fasis o il fiume Tanais, l'attuale Don, non sappiamo esattamente dove corresse questo confine per Anassimandro, separava la parte dell'Europa dalla parte dell'Asia. Allora, quali sono gli elementi che vi dicevo? Non sono molti, il dato importante in questa fase non è tanto quello che c'era dentro, perché sappiamo che dentro non c'era niente. L'informazione, che era un'informazione raccolta tramite viaggi, navigazione, eccetera, informazione raccontata che andava a parte rispetto alla cartografia. La cartografia si fondava su tre elementi razionali. Il primo elemento razionale è che questo è uno spazio centrato. Se noi abbiamo sulla geografia l'idea, fintamente oggettiva, che appunto parta da uno spazio al di sopra, no? Che guardi da fuori l'universo. Per il modello greco originario, la carta, la geografia quindi,
La rappresentazione del mondo è sempre a partire da un punto e quel punto incide con la Grecia. Non sempre la stessa parte della Grecia, infatti questi due schemi vi dicono questo in particolare, no? Che in fondo questo è un giro d'orizzonte che comincia con queste popolazioni più sviluppate della costa della Ionia, no? dell'Asia Minore che si affaccia al Mediterraneo, e che trova il suo centro in quel luogo che era rappresentativo dal punto di vista religioso, dal punto di vista culturale per queste popolazioni, cioè l'isola di Delo e il santuario di Apollo, che era una sorta di santuario collettivo di tutte le popolazioni che si affacciavano sull'Egeo. Qualche mese fa sono stato in Grecia e siamo andati all'oracolo di Delfi. Ci arrivo subito, ci arrivo subito. Questo a Delo c'è il primo centro. Il secondo centro, quando lo sguardo si allarga e in qualche modo include anche la sponda non egea, la Grecia, si sposta e diventa Delfi. E qui quello spazio, quel luogo, diciamo, il punto generatore, l'abbiamo già visto nella carta babilonese, no? L'omphalos del mondo, l'ombelico del mondo è Babilonia, che è la porta del cielo, il luogo che unisce il cielo alla terra, a quello che sta sotto la terra. Questa concezione è stata studiata molto, molto chiaramente, molto bene da Mircea Eliade e che è caratteristica di molte culture del vicino Oriente. Noi la ritroviamo anche nel mondo greco, ma totalmente trasformata in una maniera molto importante. C'è sempre un centro, ve l'ho detto, Delo, Delfi. E Delfi, ancora una volta, un santuario di Apollo, un santuario del dio che conosce il prima, il dopo, che dà gli oracoli, che conosce il futuro e che ha un rapporto forte con il mondo nella sua ordinata razionalità. Ma a Delfi, dove si trovava una sorta di bombolotto, una pietra bombata che tutti quanti chiamavano Omphalos, cioè l'ombelico del mondo. Però questo ombelico del mondo non è come Babilonia, il punto in cui si congiungono ciò che è celeste, ciò che è terrestre, ciò che è infero. È un punto misurato. Ce lo racconta Pindaro nella sua descrizione di come si arriva a fissarlo. Zeus manda dai due estremi della terra due aquile, facendole partire dal luogo in cui il sole sorge e dal luogo in cui tramonta. E nel punto esatto in cui si incontrano, pone quello che sarà il centro, l'ombelico del mondo. Ora, questo non è uno spazio cosmico. Certo, lo è nella misura in cui viene rappresentato come fissato dal Dio, eccetera. È uno spazio misurato, è meson, il mezzo, equidistante fra due estremi. Ed è, se ci pensate, una concezione totalmente diversa, perché fa diventare quello spazio totalmente antropologico che abbiamo visto in Omero, uno spazio geometrico. Uno spazio geometrico che ha un punto in cui il compasso si fissa. È un circolo che gli gira intorno e che segna il limite. Il limite di questo centro è Okeanos. Okeanos che è non l'oceano. È l'acqua che è il limite del mondo. Oceano per la mitologia greca è una divinità che con il suo abbraccio circonda tutte le cose e le chiude, lo era anche in Omero. Una rappresentazione cartografica disegnata diventa un fiume, nel senso che è un'acqua che si rincorre, ma è un fiume stranissimo perché ha una sola sponda. La sua natura è soltanto quella di limite. Limite perché una circonferenza ha un limite.
E non sarà un caso che è il primo a cercare di stroncare questa visione geometrica forte, che sarà Erodoto, dirà: io rido di questa gente che racconta il mondo come se l'avesse visto e dice che la Terra ha un centro e che intorno gli corre l'oceano come se l'avessero disegnata col compasso. Il punto essenziale della carta del primo scienziato che si occupa di disegnare la Terra è questo: due elementi forti, un centro e un limite. In mezzo uno spazio misurato e anche uno spazio nel quale a poco troverà una sua dimensione quello che a noi sembra non spazio, ma per i greci invece era una specie di reticolato di comunicazioni in cui era molto più facile andare, molto più facile trovarsi, molto più facile essere in contatto. Il mare. Il mare che quando lo vedi non ti perdi mai perché è pieno di vie che ti riportano a casa. Il mare dei greci, Thalassa, è l'insieme, diciamo, il tessuto connettivo che tiene insieme le terre e le disegna. Tant'è che, c'è qualcuno? No. Tant'è che qualcuno ha voluto disegnare proprio questa prima carta degli Ionici, così, diciamo naturalisticamente, mettendoci un'Europina un po' più piccola, però con l'Italia si riconosce. In realtà, in fondo, non è quello. Una rappresentazione più veridica, se volete, è questa, quella di un mondo greco più o meno conosciuto che sta nel centro, tanto mare per andare nei posti che si conoscono un po' più, un po' meno, a seconda di quanto si sia viaggiato, e oltre il limite delle terre lontane, il mare, l'oceano, che non è mare, l'acqua che limita e che fa da barriera oltre la quale si racconta soltanto l'ignoto, l'impossibile, il lontano. La rappresentazione cartografica di questo noi non ce l'abbiamo. Ne abbiamo però tantissime raccontate, come quella di Omero, che descrive lo scudo. In fondo, prendendo da diversi poeti greci, arcaici e ancora fin nel V secolo, ne viene fuori una specie di mappa concettuale che è questa, che è stata riprodotta da uno studioso francese che si chiama Alain Balabrigat, una mappa concettuale del mondo come poteva essere e che se avessero dovuto disegnare, in fondo avrebbero potuto disegnare tutti questi personaggi che appartengono a questa cultura arcaica greca. Centrato, la Grecia, soprattutto prima Delo e poi Delfi, poi le realtà del primo anello, cioè le realtà del mondo che si conosce, in cui la gente si riconosce come greca. Poi le realtà del limite, il terzo anello, quello in cui ci sono dei punti che si sa fanno da porta verso il lontano, punti che si riconoscono perché ci sono gli oracoli dei morti, perché si pensa che lì ci sia una porta degli inferi, perché abitano persone dagli usi diversi, quell'altro che vi dicevo poco fa, no? Quando lo riconosci che non parla la tua lingua, che non veste come te, che non vive in una realtà in cui si produce, sta come stai tu, c'è l'altro. Ecco, questi riconoscimenti dell'altro sono pochi e sono localizzati e soprattutto sono dimensionati. Queste realtà sono per certi versi cartografiche perché ricevono un orientamento e l'orientamento è innanzitutto quello dell'andamento del sole, che nasce e per i greci nasce non solo a destra, diciamo per tutti quanti noi nasce a destra e muore a sinistra, ma la destra e la sinistra diventano
direzioni che portano con sé concetti più complicati, la luce, la speranza, la forza, l'oscuro, la debolezza, il pericolo, il mondo dei morti all'Occidente. Il mondo si polarizza in questa maniera e si richiude, però, proprio perché è dimensionato su dove il sole nasce e su dove il sole muore, sui punti in cui di fatto il sole muore. Che disegnano l'orizzonte, perché abbiamo detto, si tratta di una mappa che è centrata su un punto, il punto dove io sono, osservatore che disegno, che ha uno spazio che è un orizzonte, e in questo orizzonte però il sole non sorge sempre in un punto e non tramonta sempre in un punto, c'è cioè il tramonto estivo e il tramonto invernale. E questi quattro punti, il punto in cui il sole sorge d'inverno è il punto in cui tramonta d'inverno, il punto in cui sorge d'estate è quello in cui tramonta d'estate, formano una sorta di quadrilatero che orienta il mondo. Da questo punto di vista, diciamo, le carte degli Ioni sono una sorta di disegno fra due solstizi, che si dimensiona proprio da questo punto conduttore che è la direzione del sole. Fuori che cosa c'è? Interessa a qualcuno? No. Lo apprendiamo da uno storico, un biografo, che è un autore, fra l'altro, di età greco-romana, Plutarco, Vite di Teseo, siamo nel secondo secolo d.C. E la prima di queste vite parallele che Plutarco scrive, raccontando di personaggi greci e personaggi romani, è proprio per cominciare con un personaggio che è più mitico di lui, non c'era niente, Teseo, l'eroe nazionale di Atene. Fa una distinzione fra appunto lo storico che si avventura negli spazi del mito e il cartografo, dicendo una cosa che racconta un modo di percepire il lontano e i limiti della carta per i greci. Vi dicevo, a loro non interessava se non l'oicumene, cioè la terra abitata. E fino a che era abitata e se ne riuscivano ad avere le informazioni più o meno certe, si raccontava. Ma nelle carte geografiche, è anche un dato interessante, gli storici nelle carte geografiche, non i geografi, concentrano ai margini delle carte i dati che sfuggono alla loro conoscenza e scrivono come spiegazione: là non ci sono che deserti e zone infestate da belve, Hic sunt leones delle carte romane e medievali, oppure palude inesplorata, ghiaccio scitico, ancora mare gelato. Quando l'idea di questo abbraccio d'acque, di oceano, non teneva più, e ci si rese conto che gli spazi continentali erano grandi e tutto sommato il mare non era detto che ci fosse, pure la terra restò centrata e restò limitata. E al limite continuò a mettersi ciò che non era oicumene, un luogo che non si poteva abitare, un luogo in cui c'era tutto lo strano, tutto il selvaggio, tutto il pericoloso del mondo. Le belve, gli uomini con le orecchie che gli girano intorno e gli fanno ombra, quelli con i piedi che fanno da ombrellino, gli schiapodi, quelli con la testa di cane, le umanità più disparate e inverosimili, che venivano posizionate lì perché ai limiti del mondo c'è ciò che è più strano e più bello, ci dirà Erodoto nel descrivere l'universo, esiste, mentre al centro, in quello spazio solstiziale che vi ho detto, lì è tutto più equilibrato. Il clima è giusto, è mite, è buono al tempo stesso, ma non è troppo caldo. E le stagioni sono bilanciate. Il centro del mondo c'è, raccontato astronomicamente, ma c'è ancora.
Quindi, vi dicevo, in fondo tre elementi sostanzialmente, il centro, il limite e lo spazio centrato, raccontato come uno spazio condivisibile con altri uomini, quali che siano. Questa è una serie, vi faccio vedere, di riproduzioni, proprio perché vi dico, non le abbiamo. Abbiamo soltanto potuto cercare di pensarle come potevano farle, come avrebbero potuto farle quegli autori. Queste riproduzioni della carta secondo Ecateo, in cui diversi autori, da Bunbury a Woodward, a Dilke, a Peretti, diversi che si sono occupati di geografia antica, hanno in qualche modo diciamo, fatto variazioni sul tema. Ecateo è quell'autore, vi dicevo, che racconta il contenuto dello schema di Anassimandro che abbiamo visto. E allora partiamo dal primo più elementare dato, cioè l'Europa, l'Asia, e però anche l'osservazione che esiste una terza parte del mondo, che si chiama Libue, cioè l'Africa per noi, che è la terra che si trova oltre un altro confine d'acqua, che non era stato considerato da Anassimandro, ma che non poteva essere ignorato, e cioè l'Egitto, il Nilo che divide e divideva in questa concezione l'Asia dalla Libue. Quindi tre parti del mondo, tre continenti, non solo più due, e però una Europa che rispetto all'Asia e alla Libue prende delle dimensioni molto più grandi per motivi che saranno piuttosto ideologici che sostanziali. Nel mezzo, e lo vedete in questa carta, che è quella di Peretti, e in questa, una serie di informazioni che noi, scusate, riprendiamo dai frammenti di Ecateo che abbiamo, diciamo, per sentito dire da altri autori, e dei quali sappiamo che lui citava questa città, quel popolo, quelle montagne, quel fiume, e si è riusciti in qualche modo a ridefinire l'itinerario, perché era un itinerario, cioè era un percorso intorno a questo circuito, una periodos, una periegesis, una spiegazione del circuito. In sostanza, questo modello del mondo arcaico greco, che dura almeno fino al V secolo, quello della scienza degli ioni, è stato diciamo, in qualche modo sintetizzato in questo modello ottocentesco che racchiude tutti quanti gli elementi: il centro, il circuito delle terre, l'acqua interna del mare che fa da tessuto connettivo, l'acqua esterna che fa da limite, e che non si leggono, ma non è neanche importante leggerlo, praticamente ha riempito gli spazi dell'interno con tutte le indicazioni che noi abbiamo da Ecateo, ma anche dai poeti tragici, da Pindaro, da autori che non considereremmo mai geografici, ma che in qualche modo ci dicono di partecipare a questa idea del mondo, a questo modello geografico. Naturalmente, questo tipo di rappresentazione, che si teneva in piedi per il fatto che non corrispondeva poi a un, vi dicevo, uso pragmatico, cioè se uno voleva andare dalla città greca più lontana che c'era nel Mediterraneo a Delfi, non prendeva la carta di Ecateo. Utilizzava eventualmente delle informazioni empiriche, pratiche, che erano l'esperienza dei marinai che ti dicevano la distanza in giorni di navigazione, in misure, in stadi, ti dicevano in che porti dovevi andare, e quindi erano una sorta di itinerario fatto su quello stradario che per i greci fu importante, che non è quello dei romani sulla terra, ma è sul mare. Sono i pericli, cioè i percorsi
intorno alla terra fatti da mare, perché in questa maniera si navigava, che raccontavano la geografia dei luoghi in una maniera del tutto speciale, cioè come se si vedesse solo quello che si affacciava al mare e nella prospettiva in cui si affacciava al mare, cioè quello più vicino alla costa, più vicino, più dettagliato, e quello più lontano, solo nella misura in cui serviva raccontarlo. Questo tipo di narrazioni sono il contenuto della geografia empirica dei greci. Quella scientifica invece entra in un dibattito di contestazioni e di ripicche, se volete, tra prospettive diverse, in cui c'entra anche quel racconto che vi dicevo, in cui Erodoto dice: ma io rido di questa gente che fa le cose e non le sa spiegare, non ci mette neanche un briciolo di mente, quindi mette come un compasso il centro della Terra e ci gira intorno all'oceano. Perché? Perché lui partiva dal presupposto che quello che si raccontava nella geografia bisognava poterlo spiegare, poterlo dimostrare con informazioni certe. E quindi per lui, per esempio, il mondo si riduce a quello spazio solstiziale che vi dicevo prima, cioè lo spazio rettangolare misurato fra i solstizi. E in questo spazio, che non è più un cerchio, ma è una forma allungata, ci sono dei limiti che si conoscono. E sono quelli del mare esterno, del mare eritreo, cioè il mare rosso, che non è il nostro mare rosso, ma è l'oceano indiano, cioè i luoghi in cui la gente è andata e ha raccontato qualcosa di credibile, più o meno, ma ha raccontato. Oppure è andato l'autore, ha visto e quindi sa di poter dire qualcosa di certo. E invece, dall'altra parte, dove non è andato nessuno, dove non si fa altro che raccontare leggende lontane, Erodoto non indica niente se non il fatto che alcuni dicano che esistono delle popolazioni che stanno lontano, oltre il luogo da cui spira il vento del nord, Borea, quindi gli Iperborei, o gente che ha un occhio solo, gli Arimaspi, custodi dell'oro, o i Grifoni, o un ambiente talmente difficile che le api girano nell'aria e non ci si può passare, cioè terre sconosciute, terre, le narrazioni dei luoghi, dei confini di autori come Erodoto, ma anche come tutta quella serie di scrittori che si occupavano di raccontare i paesi lontani sono meravigliose. Ci sono quelle che potrebbero essere definite le prime descrizioni di elefanti che vengono fatte nella cultura occidentale e sono curiosissime perché probabilmente Erodoto li racconta questi elefanti come se fossero delle enormi formiche che custodiscono l'oro e su queste enormi formiche che abitano oltre lontano, oltre le regioni del fiume Indo, l'India per i greci era il corso del fiume Indo, quindi oltre in quella che noi sappiamo essere l'India, queste enormi formiche vengono utilizzate dagli strani abitanti del luogo per custodire l'oro, che è una delle ricchezze di questi paesi, l'oro che invece nelle zone mediterranee non c'è quasi per niente. Quindi grandi ricchezze e grandi stranezze. Mi fermo un attimo, volete farmi qualche domanda? È tutto chiaro? Bene, allora vi faccio vedere quella di prima, quella di adesso. Sono anche qui ricostruzioni perché noi non abbiamo carte di Erodoto. E abbiamo gli elementi nei suoi 9 libri per farci un'idea del mondo come se lo poteva fare lui. E sappiamo che l'idea era bella chiara, che lo spingeva a fare polemica con gli scienziati della Ionia che l'avevano preceduto, che lui seguiva tutto un altro orientamento, che questo orientamento era, ancorato all'idea che si dovesse dire quello che si sapeva e soprattutto era in fondo una visione molto geometrizzata. Questa è un'altra ricostruzione che è stata fatta da Artaud,
uno studioso francese che ha pubblicato un libro sullo specchio di Erodoto, cioè questa visione del mondo di Erodoto, in cui si vede che in fondo la carta non serve. Ci sono tutta una serie di elementi che vengono presi sempre in considerazione, che sono, come dire, l'orizzonte mentale, la carta mentale, come se noi entrassimo attraverso il testo di Erodoto, dentro la sua testa, e vedessimo quello che, chiusi gli occhi, pensato il mondo, lui poteva vedere. Pochi elementi: il tramonto d'inverno, il sorgere del sole d'inverno, il tramonto d'estate e il sorgere del sole d'estate, cioè i punti solstiziali. Nello spazio fra i punti solstiziali, come dire, dei riferimenti che fanno da asse sull'orizzonte occidentale, cioè sul tramonto, il punto in cui nasce il fiume Istro, cioè il nostro Danubio, che è in parallelo con il punto in cui nasce il Nilo. E sono due riferimenti in parallelo. Dall'altro lato riferimento di una sorta di asse che passa dalla bocca del Danubio alla bocca del Nilo, e che diventerà il parallelo, come dire, il meridiano fondamentale della geografia antica, sarà quello che verrà preso in considerazione dal primo geografo cartografo Eratostene, e su cui misurerà, con una ipotesi che è veramente una vertigine di intelligenza e di geometria, la misura della circonferenza terrestre. Una sorta di linea mediana, una sorta di equatore embrionale, quello che poi diventerà il diafragma di Cearco, che è costituito da questa linea ideale che congiunge le colonne d'Ercole, cioè Gibilterra, passando attraverso lo stretto di Messina, attraverso la Grecia, ai monti del Tauro che fanno da asse portante all'impero, al grande regno dei persiani. In mezzo a questa carta mentale, che però è, come dire, arricchita da collocazioni geodetiche, quando doveva andare a descrivere un posto in dettaglio, si inventava, come dire, dei traccianti, degli elementi che potessero aiutare il suo uditorio, che è un uditorio, perché noi lo leggiamo per iscritto, Erodoto, ma di primo acchito fu probabilmente soltanto ascoltato, a ricostruire da sé una propria mappa mentale. Perché poi l'elemento comunicativo, quello a cui si poneva attenzione, no? Nella geografia, nella creazione dell'immagine del mondo dei greci, era appunto la possibilità di dare dentro di sé una immagine a queste cose, cioè dimensionarle mentalmente. E quindi questa è una carta, anche se è il testo scritto del paragrafo del libro quarto, della serie, anzi, di paragrafi del libro quarto di Erodoto, in cui lui descrive la Scizia, cioè il paese di quelle popolazioni, vi ricordate, vi ho fatto vedere prima, che è la vasta regione dell'Europa orientale, che sta fra il fiume Istro, cioè il Danubio, e quella che per noi è la Crimea e che per i greci era il Chersoneso taurico. Allora, in quello spazio lui colloca una serie di popoli, quindi lo spazio è riempito da uomini che appartengono alla stirpe scitica, ma a gruppi differenti, e che occupano strisce di terra definibili da fiume a fiume. Quindi disegna una sorta di quadrato che ha un lato la costa sul Mare Nero, un altro lato la costa sul Mar d'Azov, la palude meotide degli antichi, e una serie di referenti interni che sono i corsi dei fiumi che lui immagina scorrere in una sola direzione. C'è una specie di griglia, come
cartografica che dà l'immagine di un quadrato. Il quadrato della Scizia è l'immagine che Erodoto rendeva al suo uditorio perché si facesse l'idea attraverso il noto, attraverso una forma geografica, geometrica, scusatemi, definibile e pensabile, di uno spazio lontano e impensabile. Ed è, se volete, lo stesso meccanismo che anche noi utilizziamo quando pensiamo alla Sicilia, la pensiamo triangolare, o pensiamo all'Italia, pensiamo a uno stivale, o pensiamo a quella specifica località e pensiamo alla foglia, al piede, a quel... Esattamente, sono quelli che i greci chiamavano schemata e che non sono altro che forme o naturalistiche o geometriche che servivano a fare da supporto a una geografia che è geografia, ma non è scritta. Siamo di nuovo qui. Ora affronteremo un altro aspetto, perché abbiamo detto di questi contenuti e dei contenitori mentali e figurativi. Un altro elemento fondamentale delle carte per noi è l'orientamento. E anche questo torna a quel discorso che facevamo prima a proposito della mappa centrata. Noi partiamo dall'idea che ci siano dei punti geodetici, dei punti forti che sono diventati per noi una convenzione, per cui se noi abbiamo una carta la apriamo e la orientiamo se la mettiamo diretta verso nord, e questo è il codice comune che ci fa comprendere una carta. Qui siamo non prima del codice comune di orientamento della carta, siamo prima ancora della possibilità, perché finora abbiamo parlato soltanto di questo primario orientarsi e disporsi fra la luce del sole che sorge e il buio del sole che tramonta. E per dare le dimensioni diverse, per collocare gli spazi, qui diciamo venne a crearsi una sorta di incrocio fra l'esperienza pratica e la geografia pensata, quella scientifica, diciamo così. La geografia pratica, che era quella, vi dicevo prima, sperimentata sul mare da chi viaggiava, da chi si muoveva sui mari, era quella che raccontava che i venti spirano da direzioni differenti, si spostano rispetto al loro orientamento, e il riconoscimento del vento che spira da nord rispetto a quello che spira da sud, quello che spira dalla direzione in cui il sole sorge rispetto a quello in cui il sole tramonta, la rosa dei venti a quattro venti, è il primo elemento di un orientamento che dà il nome a questo orientamento, per cui noi nell'antichità abbiamo il vento che nasce da nord, cioè da dove spira il vento del nord, il punto di riferimento che è da dove spira il vento del nord, cioè Borea, il nord, e il vento che spira da dove viene il vento del sud, cioè il sud, che è Notos. L'altro, l'est, che è già un punto conosciuto, si chiama sorgere del sole, quello è il suo nome, quindi ci metti in più l'orientamento al vento, che è Apeliote, e l'occidente, il punto in cui il sole tramonta, anche qui il punto lo conosci già perché è quello del sole, ci metti il vento che è Zefiro. Fra queste quattro direzioni se ne riescono a scorgere delle altre, perché ci sono dei venti intermedi, no? C'è lo scirocco,
che spira da una direzione che non è esattamente quella del noto, ma c'è il nostro maestrale che spira da nord-ovest, anche la percezione delle direzioni attraverso i venti, l'esperienza la complica e l'arricchisce. In sostanza, che cosa fanno arricchendo queste direzioni? Incrociano la pratica delle direzioni dei venti con questo mondo il cui contenuto geografico e etnografico è raccontato dai popoli che vivono nelle diverse regioni e quindi dispongono i popoli che vivono nelle diverse regioni sulla direzione dei venti. Ne nasce, sì. Curiosità, Sì. Noto e Borea. Bore sono due città, due località, cosa No, sono no, no, esattamente? sono due venti. Il vento del nord, Borea, e il vento del sud, Noto, Notos. hanno un significato, un'etimologia, No, no, dal punto di vista etimologico non in particolare. Diciamo, lì c'è più sugli altri due. Apeliotes, per esempio, è lì dove il sole sorge. Zefiro ha un altro tipo di etimologia. Ma questi due nascono come direzioni di venti e basta. Sul nord e il sud la identificazione si complica un pochettino perché viene utilizzato anche diciamo, il dimensionamento solare, che è quello del mezzogiorno, cioè il punto dello zenith solare in alto fra i due di sorgere e tramontare, e a quel punto mezzogiorno è il sud. E il punto teorico opposto al mezzogiorno è il nord, ma anche lì questo tipo di orientamento richiedeva una capacità astronomica, osservazione astronomica che non era comune, quindi l'esperienza tendeva molto di più a utilizzare la conoscenza pratica della direzione dei venti. Un'altra domanda. Sì. I navigatori, scusami, se il microfono però stringe, una domanda adesso mi viene in mente. Un navigatore che appunto utilizzava il nascere del sole e il tramontare. D'inverno quindi navigava in un modo ed estate navigava in un altro, se si basava l'orientamento sui venti, perché No, qui apriamo una finestra interessantissima sulla modalità di navigazione degli antichi. Però ti dico, innanzitutto ci sono due tipi di navigazione, c'è la navigazione che è di cabotaggio, cioè lungo la costa, in cui non ci si distacca mai dall'orizzonte visivo della costa e quindi l'orientamento è dato da questo fattore. E lì il vento e la direzione del vento è un fatto pratico perché poi insomma, il vento di terra, il vento di mare che ti dà la direzione perché in questi casi si navigava per lo più con la vela. Il remo non si utilizzava per le navigazioni di lungo, era per la manovra, per le navi militari, ma la navigazione di lungo tragitto commerciale è una navigazione a vela. Invece l'orientamento delle navigazioni che non si svolgevano lungo la costa e che erano quelle per alto, diciamo, che tagliavano percorsi marittimi anche lontano navigando senza vista di terra per giorni e giorni, erano diciamo, misti. Da un lato l'osservazione della posizione solare era fondamentale e rispetto alla posizione solare ovviamente non c'era, almeno noi non abbiamo fino a Timostene, che è il primo autore, diciamo, un ammiraglio di età ellenistica che mette su carta le direzioni dei venti. Non abbiamo niente di scritto su questo, non abbiamo una rosa dei venti prima di Timostene, cioè abbiamo
un direzionamento in Aristotele, ma comunque sono sempre testi di livello scientifico colto. Nella pratica l'esperienza direzionava il vento rispetto a quest'asse solare e chi conosceva determinate zone sapeva della direzione dei venti, che nel Mediterraneo è molto stabilizzata, cioè si utilizzavano per esempio determinati venti per andare da certi posti a certi posti. Si sapeva che per esempio nel Mare Egeo e dalla Grecia c'erano dei venti che si chiamavano etesi, che spiravano normalmente nella buona stagione da nord-est verso sud, e questi erano dei venti che si utilizzavano normalmente se uno voleva andare in Egitto. Faceva tappa a Creta, utilizzava lo scalo su certe isole e poi si spostava sulla costa libica attuale, che era la costa libica anche degli antichi, perché la Libia era l'Africa, e poi lungo la costa se ne andava in Egitto. Certo, ti capitavano le burrasche e in certi casi, per esempio, Erodoto racconta che ci fu una fortunata burrasca che fece perdere una nave di Sami, cioè di navigatori, di gente che faceva traffici dall'isola di Samo verso l'Egitto, e che capitò in un vento che soffiava da est per giorni e giorni e li fece dirottare talmente tanto che scoprirono la costa atlantica della Spagna, cioè il Tartesso, e fecero i soldi, perché si trattava di un porto in cui nessuno era mai stato. Quindi nella navigazione antica c'è l'esperienza di questi mari stagionali, per esempio per attraversare quello che noi chiamiamo il canale d'Otranto e che gli antichi non conoscevano in quanto tale. Si sapeva che c'era una stagionalità positiva, ma poi in certi momenti non si poteva più navigare. E certo, la stagionalità positiva ti poteva servire ad andare, però se perdevi troppo tempo per tornare dovevi fare tutto un altro giro. Infatti dall'Egitto per andare in Grecia si doveva fare cabotaggio lungo la costa della Palestina, dell'Asia Minore, e poi attraversare l'Egeo. Quindi c'è un'esperienza di navigazione che non a caso ti fa conoscere certe zone del Mediterraneo molto di più, per esempio quello orientale, e molto meno quello occidentale. Perché pensate che fino a età anche piuttosto avanzata i greci pensavano che ci fosse la stessa distanza fra il Peloponneso, la Grecia e le colonne d'Eracle, e fra la Grecia e il fondo dell'Adriatico. Prima si erano creduti anche che ci fosse la stessa distanza fra il Peloponneso e la costa dell'Asia Minore, ma insomma quelle le hanno aggiustate presto. Quindi questa geografia si misurava sull'esperienza, e se l'esperienza non c'era si poteva fare in maniera positiva ma anche in maniera assolutamente negativa, e poi in qualche modo si incrociava con altri tipi di conoscenze, dando luogo appunto a dei dati abnormi, tipo questo della dimensione del Mediterraneo, che dovette essere corretta proprio in termini di diciamo geografia scientifica, ma dal punto di vista della pratica si deformava, perché poi quei luoghi che più si conoscevano si per linea di costa si disegnavano più grandi, si disegnavano dei circuiti più ricchi di presenze, quindi è come se fosse un tessuto a macchia di leopardo in cui c'è molto che si sa ma anche altrettanto che non si sa. Non so se ho... Comunque, insomma, i venti diventano passando da questo orizzonte pratico che abbiamo visto, poteva aggiustarsi secondo l'esperienza e la comunicazione dell'esperienza che poteva essere fatta, anche perché qui torniamo alla navigazione, cioè c'è uno scambio continuo, capillare fra chi va per mare nell'antichità. Incrociarsi con la scienza che mette su carta, quindi che non pratica la geografia ma la disegna,
fa sì che nasca questo che è uno schema geografico famosissimo. Lo chiamiamo il parallelogramma di Eforo. Eforo è uno storico greco della metà del IV secolo, che utilizza in parte quegli orientamenti del, intanto che dedica moltissimo spazio alla geografia nella sua storia, e così come aveva fatto Erodoto, ma che disegna in qualche modo uno schema del mondo diversamente da quello che aveva fatto Erodoto, uno schema che nello scrivere le storie di Eforo la tradizione cercherà di riprodurre con un disegno. E infatti la prima immagine che vedete è tratta da un manoscritto medievale, perché questo schema fu recepito da un autore bizantino, Cosma Indicopleus, che poi vi farò vedere perché elaborerà un'immagine del mondo. E abbiamo proprio, diciamo, cerco di farvi vedere quello che potete vedere voi e non quello che ci vedo io. Una immagine del mondo, quel rettangolo è il mondo, cioè l'ecumene, la terra abitata, abbiamo detto, che è la sola che gli interessa. Questa ecumene è disposta in riferimento a i luoghi da cui spirano i venti, che si collocano rispetto ai punti solstiziali, sorgere, levare, in inverno e in estate, e sono i quattro vertici. Quindi dal punto che collega vertice a vertice, noi abbiamo un lungo lato di questo spazio quadrangolare in cui spira il vento, che è il vento del sud, perché queste carte hanno un orientamento appunto centrato sulla Ionia, sulla cosa, e quindi il sorgere del sole, il tramontare del sole, il sud, Notos. L'opposto lato lungo, che è quello da cui spira il vento opposto, Borea, il vento del nord, e Borea, cioè il nord. Ai lati brevi che congiungono i due punti solstiziali, i due venti, Zefiro all'occidente da questa parte e Apeliote all'oriente dall'altra parte, ci sono le didascalie che dicono questo orientamento. All'interno, quello che c'era, lo vediamo in quell'altro disegnino più piccolino, perché quella era una carta colorata, era una didascalia, diciamo, decorativa del manoscritto, dentro cui c'erano delle indicazioni. Le indicazioni ci dicono che al centro di questa terra si dispone la Grecia, la parte più conosciuta del mondo, quello che prima vedevamo al centro di quello spazio circolare. Ai bordi, nelle direzioni che sono indicate dai venti, si dispongono i popoli che vengono considerati i popoli del limite, i popoli del margine. Quindi, verso il sud, i popoli etiopi, che sono... Etiopi significa facce nere, cioè i popoli bruciati dal sole, quelli scuri che popolano non solo l'Africa, perché i greci pensavano ci fosse, effettivamente ci sono etiopi, cioè uomini di pelle scura, anche in India. Quindi coprivano da est a ovest tutto l'orizzonte meridionale popolazioni di pelle scura. Con un buon grado di approssimazione per, diciamo, questo senso della regolarità, della specularità, si poteva osservare che anche al nord ci fossero delle popolazioni simili, genti del nord, che erano quegli sciti di cui abbiamo già parlato, che occupavano da parte a parte tutta quanta la linea immaginaria da cui spirava il vento di Borea. Mentre il
popoli che facevano da limite occidentale dell'Europa erano popolazioni di stirpe celtica. Dal lato orientale, al loro opposto, quelli che popolavano le zone dell'Indo, del fiume Indo, cioè gli indiani. E quindi è una mappa che si orienta con i venti e che dispone i popoli conosciuti fino a quelli un po' meno conosciuti, che sono il limite dell'oicumene, disponendoli con ragionamenti di specularità lungo questi punti che sono noti. Di fatto, ovviamente, tutto questo non ha un valore empirico, non ha un valore conoscitivo, è come dire, come si dispone il mondo abitato, secondo noi. Complicato dal nostro punto di vista, estremamente semplificato da quello dei greci, perché tutto quello che sta nella parte interna è poi invece una descrizione molto più dettagliata, molto più conosciuta, perché quello che sta all'interno è spazio di un contatto, di un interscambio assolutamente continuo. E via via che lo spazio e l'interscambio si allargano anche i confini di questa descrizione. Si allargano, si confondono, perché considerate che tutto questo, delle informazioni che potevano essere prese da navigatori in età arcaica, da gente che aveva conosciuto il mondo anche nelle zone di confine, poi venivano perse. Non è che c'è appunto una geografia di dettaglio che le conserva o una pratica di viaggio, di contatto che le alimentasse. Considerate che fino alla conquista di Alessandro, che conduce il suo esercito fino a un punto in cui i suoi soldati si aspettavano di trovare il baratro su cui finiva il mondo, cioè, allora, prima di quest'epoca i soli viaggiatori che si erano avventurati nell'Oriente potevano essere medici, professionisti di vario tipo che erano stati a Susa alla corte del re di Persia, ma non è che c'era una frequentazione reale con questo mondo orientale. Quindi, per esempio, noi sappiamo che alla fine del VI secolo a.C. un navigatore di origine greca, Scilace di Carianda, che era stato ammiraglio del re Dario, aveva avuto commissionato proprio dal re di Persia, quello che aveva fatto la prima suddivisione del Grande Regno, vi dicevo prima, una esplorazione del fiume Indo da Caspatiro, praticamente dall'interno dell'odierno Afghanistan, quindi gli affluenti del fiume Indo attuale, il corso dell'Indo fino allo sbocco nell'Oceano Indiano e poi la navigazione sulla costa di parte del Golfo Persico attuale e parte della penisola arabica fino ad entrare nel Mare Rosso e arrivare in Egitto. Tutta questa zona lui l'aveva navigata, l'aveva descritta e aveva cercato di dimostrare che l'Indo e il Nilo non erano attaccati, che anche se c'erano i coccodrilli sull'uno e sull'altro e gente di colore nero dell'uno e dell'altro, non erano la stessa cosa, c'era un mare intorno, insomma, aveva dato delle informazioni. Anche qualcosa di molto fantasioso, perché Scilace aveva raccontato per esempio di questi uomini che avevano dei piedi talmente grandi che si facevano ombra, gli schiapodi, oppure dei pigmei che si trovavano in questa geografia fantasiosissima, ma di fatto aveva dato un'informazione essenziale, cioè aveva navigato nel mare esterno distinguendo i corsi dei due fiumi. Ora, questa informazione nel corso del tempo che separa Scilace, abbiamo detto, la seconda metà del VI secolo, l'ultimo ventennio del VI secolo, a Aristotele, che è a metà del IV secolo, che sarà il maestro di Alessandro Magno,
queste informazioni siano completamente perdute, tant'è che in questa carta, che è una sorta di, naturalmente, ricostruzione moderna di quella carta del mondo che Aristotele si era fatto, si era tornati a credere che ci fosse una terra di sotto, cioè che l'oceano Indiano, il mare Rosso dei Greci, fosse una sorta di mare chiuso, che ci fosse una terra di sotto e che in questa terra di sotto il fiume Indo si connettesse con il fiume Nilo. E questa è la ragione per cui una importante componente della conquista dell'Oriente di Alessandro, pensate che Alessandro, diciamo, parte con una spedizione militare, sì, ma addirittura porta con sé degli scienziati che dovranno registrare le particolarità di flora, di fauna, e dei bematistai, si chiamano così i camminatori, quelli che misurano a passi le distanze, e porta con sé tutto l'armamentario che serve a misurare e a conoscere questo mondo che andrà ad esplorare. Anche perché nell'antichità, cioè, noi abbiamo l'orologio per calcolare le distanze nella direzione, diciamo, da est a ovest, ma gli antichi non avevano l'orologio. Quindi le distanze sono assolutamente falsate o dettate dalle misure a piedi che potevano essere prese lì dove potevano essere prese. Quindi considerate che tipo di Big Bang rappresenta per la cultura europea dell'epoca il fatto che un conquistatore come Alessandro sia arrivato a piedi a conoscere i territori fino a oltre l'India. È una sorta di doppio salto mortale che fa entrare nell'orizzonte di quel mondo, prima molto centrato, avete visto, limitatissimo, quasi soltanto, come diceva Platone, un giro di rane e di formiche intorno a una palude. Il brano che non vi ho letto e che accompagnava... Sì, adesso lo faccio vedere, però eccolo, di Platone, del Fedone di Platone, in cui descriveva il mondo mediterraneo, fra l'altro legandosi a un'immagine della terra, Ghe, non l'oicumene, l'immagine cosmica, che era una realtà meravigliosamente grande, in cui c'erano, come i buchi del formaggio svizzero, un sacco di buchi riempiti d'acqua, come tanti mediterranei. Intorno a tutti questi mediterranei, tante rane, tante formiche che vivevano intorno alla palude, esattamente come i greci e gli altri popoli facevano intorno al Mediterraneo, che, se ci pensate, ricorda tanto certi modelli da Enterprise e viaggi stellari che oggi si trasportano nella dimensione intergalattica del nostro mondo, che ha un altro giro d'orizzonte da guardare. Il linguaggio è sempre quello. Esattamente, le conoscenze anche. E quindi vi stavo dicendo, il momento in cui, diciamo, si stabilizza un risultato per questo Big Bang di conoscenze che porta il piccolo mondo del Mediterraneo a mettersi insieme anche con una conoscenza dell'Oriente, non è subito dopo Alessandro, ma diciamo una generazione dopo, quando si forma e nasce a Cirene, vive ad Alessandria, Egitto, quella figura straordinaria di intellettuale, di geometra, cioè disegnatore della terra, di conoscitore della geometria, conoscitore della filologia, intellettuale moderno, cioè uno che è contro i pregiudizi dei greci, contro quelli che erano diversi da loro, diceva: no, io sono disposto a chiamare buono anche uno che non sia greco, e cattivo uno che è greco, non mi basta che sia greco. Quindi uno che passava oltre le categorie
antropologiche del tempo, che fu Eratostene. Eratostene di Cirene, che è uno che si sogna un sogno impensabile, che soltanto con la geometria della circonferenza, il suo pi greco, l'angolo di incidenza del sole e l'angolo al centro, si riesce a immaginare un problema di geometria euclidea il cui risultato è quanto misura la circonferenza terrestre, e riesce a dare un risultato che in maniera del tutto rocambolesca è molto simile al vero, tanto simile al vero che non ci crede nessuno, Ipparco, altri autori molto più astronomi e molto più matematici dopo di lui, quindi Ipparco, Posidonio e lo stesso Tolomeo, si immagineranno delle misure molto diverse e faranno una terra talmente piccola che poi Cristoforo Colombo giustamente dice: beh, partiamo, certo, la troviamo, la strada è piccola, prima o poi si trova. Quindi Eratostene è il primo che, invece di fare solo delle semplici correzioni a quella carta che prima era rotonda, poi è diventata quadrangolare, poi ci hanno aggiunto un asse mediano nel Mediterraneo, il diafragma, che è l'asse che per la prima volta disegna una parte australe a sud, segno il sud sopra, perché è una parte boreale a nord, che saranno quelle che poi semplicemente verranno trasferite nella parte sopra e sotto l'equatore, quando l'equatore sarà quello che è per noi. Quindi, invece di fare una semplice diortosi, una semplice visione, disegna una nuova carta in cui rientrano in parte gli elementi positivi della cartografia precedente, ma tutto quello che è stato scoperto di nuovo viene inserito con una sorta di geometrizzazione, cioè lì dove non arrivavano le informazioni di fatto, perché non è che Alessandro fosse arrivato a Silon o ai confini del subcontinente indiano. Lì dove non arrivavano le conoscenze reali, arrivava quella schematizzazione che vi dicevo prima, cioè quello cercare di rappresentarsi i paesi attraverso delle figure geometriche, il trapezio per l'India, il rettangolo per altre regioni, che aiutavano a immaginare e a disegnare una realtà, anche qui sono riproduzioni ottocentesche la prima, questa da un noto atlante storico tedesco degli anni 30, un mondo che per la prima volta è costruito all'interno di un reticolo di punti di riferimento, cioè un reticolato geografico che non è ancora un reticolato geografico regolare, lo diventerà con Ipparco, un autore successivo che stabilirà una distanza uguale fra meridiani e paralleli, dei meridiani fra di loro e dei paralleli fra di loro. Ma è anche qui una sorta di gioco fra ciò che si sa e ciò che si potrebbe immaginare. Un gioco che fa sì che, per esempio, siccome Eratostene vive nel regno di Tolomeo, in un periodo storico in cui il Mediterraneo occidentale è dominato da queste due presenze, Roma e Cartagine, che ancora si guardano in Cagnesco e si cominciano a combattere fra di loro, allora Roma e Cartagine vengono messi sullo stesso meridiano, che passa anche per lo stretto di Messina. Quindi si creano degli allineamenti che sono un po', diciamo, di geografia sperimentata, perché si sa per esempio per lo stretto di Messina passava il diafragma, cioè la linea mediana del Mediterraneo, ma un po' sono inventati. Roma sta sullo stesso asse di Cartagine, in realtà la Tunisia non sta sullo stesso asse di Roma, la stessa cosa a Oriente con la bocca del Boristene e del fiume Boristene e la bocca del Nilo, che è il meridiano fondamentale del sistema di Eratostene. Quindi, diciamo, mescolando il noto con il verisimile,
anche se ignoto, si riesce a creare questo reticolo che ha una, però una funzione precisa, che è di tipo geodetico, cioè i luoghi in mezzo a questo reticolo si possono posizionare con maggiore facilità. Cioè, il rapporto con la carta è sempre un rapporto di tipo, chiameremmo noi, astratto, culturale, ma il suo avvicinamento alla geografia politica reale dei luoghi è molto forte e soprattutto fa sì che si faccia quel passo in avanti verso la direzione che poi sarà quella della geografia assoluta di Tolomeo. E cioè, lasciamo perdere questi ritorni indietro, questa. Questo è uno dei tre sistemi di proiezione in piano della superficie curvilinea della Terra che sono stati progettati da Tolomeo non nella sua opera geografica, in cui vi dicevo ci sono le istruzioni in termini di coordinate geografiche per costruire una carta, ma in un'opera più complessa sulla geografia astronomica. E all'interno di questo sistema il mondo si è ampliato ancora rispetto a quello che dava Eratosthene. Questa è un'immagine di un altro tipo di proiezione in piano, vi dicevo che erano tre, una è angolare ed è questa, questa è l'immagine che noi abbiamo nello splendido manoscritto marciano della Biblioteca di Venezia, un manoscritto di Tolomeo in cui appunto in parte compaiono i paralleli e le griglie della immagine geodetica del mondo, e in parte compaiono quelle deformazioni che sono tipiche, adesso vi faccio vedere un po' meglio, della geografia di Tolomeo. Una geografia che è ben posizionata, relativamente ben posizionata, come dicevo, nel posizionamento sull'asse nord-sud dei luoghi, perché quella astronomicamente poteva essere fatta, e astronomicamente il livello di conoscenze del mondo antico, nonostante gli strumenti siano limitatissimi, è però molto sofisticato. Il problema dov'era? Sull'asse est-ovest. E guardate che tipo di deformazioni, la cartografia di età rinascimentale, perché queste carte sono state rifatte quando nel XV secolo i manoscritti di Strabone e di Tolomeo furono riportati dall'impero bizantino in Italia, a Venezia, i colti dell'Italia e dell'Europa del tempo impararono il greco, quindi cominciarono a leggerli e scoprirono quell'enorme mole di conoscenze geografiche che avevano dimenticato, se non per quel appunto memoria trasformata che era stata conservata nella cartografia medievale. Quando si fecero queste carte fu un delirio, perché cominciarono a fare carte dappertutto, questa è sempre il manoscritto marciano, eccetera, e poi ve le faccio vedere le riproduzioni di Tolomeo, quest'anno, eccole qui, Italia nel tab, questa è una pubblicazione del 1540 da Basilea, 1530-40 Venezia, 1513 a Strasburgo, cioè c'è un delirio di cartografia che si scatena immediatamente dopo questa scoperta dei manoscritti di Tolomeo. Eppure Tolomeo, diciamo, in assoluto noi lo possiamo guardare adesso come
un autore che risente moltissimo di questa impossibilità per il mondo antico di ottenere dei dati attendibili per quanto riguarda le distanze. L'indicazione dei punti delle località con i punti compare adesso, quella lì che avete visto. Sì. La Sicilia e la Sardegna, diverse regioni, sì, quella costa settentrionale, naturalmente deformazioni che dipendono anche da quel fatto che vi dicevo prima, cioè le distanze misurate a navigazione, a piedi, cioè sono delle distanze che prendono una tangente assoluta e che quando vengono riportate su carta, perché siamo con una cartografia che ha come base delle coordinate, le rimettono giù e quello che viene è quello, in cui il vertice, la costa settentrionale della Sicilia ovviamente è questa. Scusate, non riesco a farlo scorrere per bene, però la Sardegna ha una dimensione totalmente, e l'Italia, l'abbiamo visto, è praticamente coricata lungo la costa balcanica dell'Adriatico. Lo stesso tipo di problemi che qui in Tolomeo, che vi dicevo è un astronomo, è un conoscitore di quel livello alto della geografia degli scienziati, di cui rappresenterà la punta più avanzata. Considerate che dopo Tolomeo non ci sono più diortosis, cioè non ci sono più correzioni della carta. La carta rimane solo conservata e quindi conservata a poco perde, e lo vedremo, tutti gli elementi salienti, e via via che si perdono anche le conoscenze dei luoghi più lontani, si ritorna indietro a quell'orizzonte di mistero che circonda i luoghi del lontano. Nel frattempo però esisteva anche un altro tipo di deformazione, che è quella della tabula peutingeriana che vi ho fatto vedere all'inizio. Allora, qui siamo con alcuni pezzi, alcune sezioni di questo manoscritto in pergamena che risale al XIII secolo avanti Cristo, che prende il nome dallo sponsor, da un ricco banchiere austriaco che l'acquistò e poi la donò alla biblioteca di Vienna, ma in realtà era stata realizzata qualche secolo prima da un monaco in una abbazia di quelle che nel Medioevo conservavano nel chiuso degli scriptoria questo tesoro di conoscenze di un remoto passato, e che di fatto delle cose che conservavano non conoscevano praticamente nulla. Questo è un documento stranissimo, vi dicevo, una lunga striscia di pergamena che era stata tagliata in 12 pagine e delle quali se n'è persa una, la prima, che fu danneggiata da un incendio, la parte che sta da questa parte del primo segmento. È stata ricomposta e in realtà nelle riproduzioni che esistono adesso è una striscia continua, lunga come vi dicevo, lunga ma strettissima, per cui sui 6 metri e 80 di lunghezza ci sono meno di 50 cm invece di altezza, di 33 cm. Il mondo è diventato un lungo percorso stretto in cui non ha importanza la forma dei continenti, cioè quell'immagine schematizzata attraverso forme geometriche, attraverso immagini naturalistiche che
agli intellettuali greci piaceva tanto. Quello che qui è interessante vedere è che ci siano all'interno di un sistema che quelle informazioni conserva, dati utili. E quali sono questi dati utili? Vedete queste strisce rosse, queste sottili linee rosse che si vedono? Sono le strade romane. Sulla linea rossa della strada vengono indicate, sempre con numeri in inchiostro rosso, quindi intanto un fatto pratico, è pergamena con inchiostro colorato che segna informazioni differenti. Su queste linee vengono indicati in numeri romani, ovviamente, le distanze in miglia passum, che è la misura di base dello stradario romano. Dopodiché vengono su queste strade e in relazione alla stradalità romana collocati dei siti che possono essere indicati da simboli che variano a secondo la diversa natura dei siti. Per esempio, ci sono dei siti che sono niente di più che un posto, appunto, vi dicevo prima, in cui io posso andare e cambiare cavalli. Si chiama Manzio nel lessico stradale latino. E questa Manzio è un posto in cui mi posso fermare, posso cambiare i cavalli, posso rifocillarmi e fermarmi se sono troppo stanco. Viene indicata con una capannina. Allora, qui ce ne sono due, ma insomma quelli proprio più piccoli sono una soltanto. Naturalmente il numero di capannine, di casettine, aumenta a seconda dell'importanza invece se si tratta di un sito strutturato, di un luogo rilevante. Viene indicato in alcuni casi anche il nome. Le città vengono indicate a seconda della loro importanza, diciamo, nella gerarchia istituzionale romana, perché ci sono delle città che sono città in qualche modo autonome, città che sono municipi, città che sono di origine coloniale romana, quindi hanno un livello, e queste differenze vengono indicate, così come vengono indicate, passiamo a un'altra. Vedete, in Italia, per esempio, questa non si capisce, ma è l'Italia, che viene rappresentata come una lunga striscia che finisce con quello che stava come base al titolo della presentazione, il tacco d'Italia, la punta d'Italia. Al centro di questa lunga striscia che sta chiusa fra due fiumi, di fatto diremmo, ma che sono il mare Superum, cioè il mare Adriatico, e il mare Imperum, cioè il Tirreno, c'è Roma. Roma, vedete, che è il Caput Mundi, che è la città che è signora dell'universo, non è rappresentata con le casettine, neanche con le case più importanti, con il foro che rappresenta, lo vedete qui, delle città tipo di Irrachion, che sono più... ecco, questo è il piede d'Italia, non mi è scappato, adesso già che mi è scappato vi faccio vedere, no? Il tacco d'Italia, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. È interessante perché viene indicata con una figura regale assisa sul trono, con la lancia e la sfera che indica il possesso del mondo, è la palla che è il segno imperiale, che la figura qui di Roma tiene con la corona e assise in trono. Di fronte, con un dimensionamento che è assolutamente assurdo, c'è il porto di Roma, che è il porto di Ostia, che non è indicato con lo stesso tipo di simbologia delle casettine, eccetera, ma c'è proprio una sorta di disegno topografico di questo
corpo foraneo del porto, della sua fronte, che ritornerà anche in altre località. Così come ritornerà questa immagine della figura per indicare la città capitale. Perché? Perché questa carta, che ha una lunghissima storia, adesso non vorrei distruggere i neuroni sopravvissuti a 4 ore di discorso, però diciamo ha una lunga storia che può essere ricostruita e che va da quella grippa di cui vi ho parlato. Il genero è amico di Augusto, quindi dai primi anni fra la fine dell'era Levo antico e l'inizio di quello volgare, fino a probabilmente almeno l'età di Costantino. Come lo vediamo? Lo vediamo perché un'altra città capitale è un'altra figura seduta sul trono con lo scettro, con la lancia e con la sfera che tiene il mondo, è Costantinopoli, che quindi dà un termine dopo il quale sicuramente è stata scritta, che è il 328 d.C. Però siccome ci sono anche delle località, per esempio c'è Pompei, che come tutti quanti abbiamo fu distrutta dalla... Quindi ci sono località che esistevano, che non esistevano più dopo il primo secolo d.C., ci sono delle località che danno idea di questo orizzonte più lontano. Ci sono delle somiglianze che in base agli autori antichi noi possiamo stabilire con la carta di Agrippa. Possiamo pensare che questo documento sia rimasto nel corso del tempo come una sorta di palinsesto in cui sono state aggiunte informazioni, modificate informazioni, aggiunte strade, fino a una certa epoca. Questa certa epoca sicuramente cade verso la fine del terzo, il quarto secolo d.C. Fino a quel momento sono state aggiunte informazioni, da quel momento in poi la carta si è semplicemente riscritta. E riscrivendo poi una serie di informazioni possono essere modificate, cadono. L'ultima scrittura, che è stata la copiatura definitiva, è quella del XII-XIII secolo dell'amanuense, che è quella definitiva, l'originale, diciamo. Non so se sono stata chiara in questa... Allora... Costantinopoli, ma qui vedete l'Asia Minore, il delta del Nilo, che quindi con tutte queste deformazioni, chiaramente la verissimi, cioè il Mediterraneo è ridotto a un fiume, i luoghi non si. Ma non ha importanza, perché comunque se tu vuoi arrivare da Roma a Costantinopoli con quelle strade, ci arrivi tranquillamente. Vi dicevo, qui ce n'è un'altra di figura, che è anch'essa assisa in trono, però non ha l'attributo regale di Costantinopoli, infatti non è una capitale della parte orientale o della parte occidentale, è una città importante come Antiochia. Quindi questo dà dei termini importanti. Guarda, questa qui che c'è qui, che vedete in questa immagine, della parte, dell'estrema parte orientale del Mediterraneo, dovrebbe essere l'isola di Creta, che quindi è completamente spostata a oriente. La carta raggiunge una distanza remota, perché praticamente è coincidente, cioè se noi le mettessimo a confronto quella di Tolomeo e questa, troveremmo che finiscono nelle stesse regioni, perché questa zona che vedete qui è l'India, il subcontinente indiano nella sua forma trapezoidale che gli era stata attribuita da Eratostene, e Tapropane, cioè l'isola di Ceylon, che è stata registrata dalle fonti romane, così come è stata registrata dalle fonti romane la Cina. Il Sindhi, che è la zona che da questa parte sta al di là del fiume Gange. E quindi l'estremo oriente si articola con una serie di informazioni
che però non so, queste sono quasi completamente prive di quelle linee rosse che sono una sorta di connettività invece dall'altra parte. Ci sono soltanto delle scritte rosse che indicano le regioni, i popoli. Perché? Perché questo non è più impero romano. Cioè la stradalità romana non c'è e soprattutto non c'è quel dettaglio di informazioni che dall'altra parte si ha. Quindi mancano quasi del tutto, sono piuttosto indicative, soprattutto nella parte della costa ci sono, perché i contatti erano per lo più marittimi, quindi le casette voi le ritrovate sui porti, ma non le trovate all'interno, l'interno è un deserto. E invece di esserci quella fitta notazione di tipo antropizzato, c'è qua qualche montagnetta, qualche indicazione invece di tipo geografico, molto vago, molto, diciamo, indicativo nella sua funzione. Su questa carta mi volete chiedere qualcosa in particolare, qualche dettaglio? Perché ci sono un milione di cose da dire e onestamente... A parte che insomma è un manufatto di una bellezza incredibile, però se c'è qualcosa in particolare io vi rispondo. Perché dove si trova attualmente? Sì, è il Codex Vindobonensis, perché si trova a Vienna. Poi è stato donato da questo banchiere Poyntinger al fondo arcivescovile e poi è rimasta alla Biblioteca Nazionale della... È impressionante, dicevo ad Andrea che sarebbe stato bello perché noi abbiamo fatto una riproduzione, il Museo Musa, abbiamo fatto una riproduzione naturalmente in scala diciamo un po' più alta, però la lunghezza c'è di tutta quanta l'estensione per rappresentare il Mediterraneo. Da una parte c'è una foto satellitale del Mediterraneo, dall'altra parte c'è questa carta di Poitingeriana che dà l'idea di come se lo potevano rappresentare gli antichi. E insieme con questi due tipi di rappresentazione, siamo già in età ellenistico-romana, diciamo in mezzo in qualche modo fra i due, vi ho portato questa che non vi dà l'idea di una carta, infatti la carta è nascosta ed è un documento di cui forse avete sentito parlare, perché se ne è parlato molto negli anni scorsi, c'era stata una grandissima mostra a Torino con grandi investimenti della Banca San Paolo e una polemica sull'autenticità di questo documento, è un documento di papiro, il cosiddetto papiro di Artemidoro. È un testo scritto e disegnato nell'Egitto greco-romano che contiene un testo, vedete, che non si è capito per molto tempo che cosa fosse, ma l'ipotesi che era stata lanciata era che fosse il testo di una descrizione dell'Iberia, cioè della penisola iberica, di questo geografo greco di età già romana, Artemidoro, che oltre alla descrizione scritta, diciamo, contiene anche una piccolissima indicativa, illustrazione cartografica, che è fatta in termini di una semplice catena di siti riquadrati con dei quadratini e l'indicazione, che in qualche modo starebbe a dimostrare come esistessero delle illustrazioni cartografiche anche di testi che per loro natura erano te-
appunto testi geografici senza grosse cartografie. Naturalmente questa questione è molto spinosa, ha lasciato una scia di polemiche. Luciano Canfora è il grande difensore del falso, che è convinto che si tratti di un documento fatto nell'Ottocento, insomma venduto, è anticato e venduto come originale, che quindi il Banco San Paolo e tutti gli studiosi che hanno accreditato l'ipotesi a lui avversa abbiano preso una solenne sola, quindi c'è stato piuttosto battage con grande dispendio di inchiostro sui giornali e di veleno da parte di insigni studiosi, da una parte Settis e la sua scuola, dall'altra parte Canfora. E avevo detto che a un certo punto le informazioni del mondo antico smettono di essere aggiornate. In questa chiave, per esempio, noi possiamo trovare un autore che è un autore contemporaneo a Tolomeo, che in una descrizione generale del mondo riadotta un modello poetico quale quello semirotondo che era stato degli antichi greci. Possiamo trovare delle alternative all'ordine codificato, per esempio questa è una disposizione del mondo che Pomponio Mela, che è un autore romano, compone dando una diversa disposizione, non così esatta, a quelle informazioni che Tolomeo avrebbe scientificamente raccolto. A un certo punto questa serie di informazioni in qualche modo si scontra con un muro che non le risulterà fatale, però certo un po' di danni gli provocherà, e cioè la Bibbia. Nel momento in cui la serie delle informazioni che ci vengono dalla geografia del mondo antico incomincia a prendere un trend recessivo, avviene nella cultura dell'Oriente greco e dell'Occidente latino quella nuova acculturazione che è rappresentata dalla conversione ufficiale al cristianesimo. Il cristianesimo che proponeva un testo, la Bibbia, che ridiventa, diciamo, il nuovo Omero. Vi dicevo quando qualche ora fa ne parlavamo che Omero era diventato il padre della geografia pur non essendo geografo, no? Nella Bibbia il mondo tardo antico, il mondo convertito della tarda romanità e della prima età bizantina trova tutte le indicazioni geografiche non solo che gli sembrano necessarie, ma che sono armate dal crisma della sacralità della scrittura. Quindi a quel punto abbiamo la necessità di conformare l'immagine del mondo, che nel frattempo ha perso di dettaglio perché sono passati diversi secoli. Questa è la carta di Cosma Indicopleuste, un mercante bizantino che appunto aveva navigato nei mari dell'India per molto tempo e che poi aveva finito i suoi giorni scrivendo testi di proselitismo cristiano. Siamo nel VI secolo d.C., di tempo da Tolomeo se ne è passato, sono perse parecchie informazioni, ma i testi ancora sono lì, possono essere a disposizione. Pure Cosma non se ne fa nulla, perché per lui il mondo è messo in piano, una sorta di schema come quello di Eforo che vi ho fatto vedere, cioè disposto secondo la direzione dei venti, il Notos, il Sud, il Borea, l'est, l'ovest, ed è un
uno spazio sostenuto come uno scrigno su colonne che reggono la volta celeste, perché la Bibbia dice questo, un luogo in cui compare nella parte più orientale, verso lo stremo oriente, perché così dice la Bibbia, il giardino dell'Eden e i luoghi in cui si infranse l'arca di Noè. Cioè, tutta questa topografia biblica non solo deve rientrare nella cartografia, ma diventa il filo conduttore per rivoluzionarla e darne completamente una nuova forma. Ancora una volta siamo all'interno di una carta immagine, cioè una carta in cui l'immagine del mondo da trasmettere è quella di una nuova realtà, un mondo che ha trovato il suo filo conduttore nell'universo descritto dalle Sacre Scritture, che quello rappresenta come suo primo intento di dire. Da questo momento in poi, peraltro, la dominante diventerà fortissima. Vi ho messo qui una serie di altri piccoli esempi, proprio per non lasciare la possibilità di farvi vedere delle carte o di quello che rimane di carte antiche. Questo è il famoso cosiddetto scudo di Dura Europos. In realtà non è affatto uno scudo, si pensava che lo fosse perché è il primo studioso che analizzò, pensava che si trattasse di una sorta di scudo da parata, di cuoio dipinto che doveva essere appartenuto a un ufficiale della corte di arcieri che difendeva i margini mesopotamici dell'impero, e questo in realtà è una sorta di piccolo schema del Mar Nero. Vi faccio vedere, c'è un frammento di pergamena in cui poi si è capito che dietro c'era un'armatura di legno e probabilmente era una tela da stare al muro, da fare una grande decorazione da muro. Il tipo di orientamento è messo così perché è impaginato dall'ordine di scrittura dei toponimi che sono qua, perché in realtà quella che viene rappresentata è la costa che va diciamo da Varna nell'attuale Bulgaria fino alla costa orientale della Crimea. E sulla costa, quindi come se si trattasse di una specie di portolano di indicazione dei siti portuali, vengono indicati i toponimi, che vedete qui, ma soltanto i nomi, e delle indicazioni di fiumi, l'Istros, Potamos, cioè il fiume Danubio, che vengono indicati in blu, anche se con degli errori. Mentre invece qui, in questa parte centrale, che doveva essere questa specie di spazio circolare, diciamo molto approssimativo, con cui si raffigurava il Mar Nero, ci sono, non si leggono nella foto, ma ci sono delle immagini di almeno due caratteristiche imbarcazioni romane. Di tipo diverso, con i loro marinai, cioè c'è una visione piuttosto naturalistica che mette insieme la tradizione, diciamo, itineraria dell'itinerario stradale, portuale in questo caso, e invece una raffigurazione decorativa. Rappresentazione della questo è invece un mosaico di Madab, viene dalla Giordania attuale ed è
stato ritrovato smontando il pavimento di una chiesa e ritrovando sotto quello che è uno dei più antichi, forse uno dei pochissimi esempi di cartografia bizantina. Viene rappresentata con una tecnica mista che è quella dell'indicazione dei nomi delle località, anche qui, che è quella dell'indicazione dei siti importanti. Questa è Gerusalemme, che è mostrata con questa visione naturalistica di città, con castelli, con templi importanti, e una visione invece allegorica. Qui non si legge bene e mi dispiace, perché ci sono le oasi del deserto con le palme, ci sono gli animali, ci sono i pesci che risalgono il corso del fiume Giordano, le navi sul Mar Morto, perché questa è una carta, diciamo, che inquadra la costa del Mediterraneo dalle città di Tiro e Sidone fino a sud al deserto arabico e fino a diciamo sud-ovest al delta del Nilo, che si vede dall'altra parte. Quindi indicazioni di luoghi e toponimi e indicazioni di tipo allegorico, naturalistico, in un mosaico che quindi deformava la rappresentazione per far sì che chi passava sopra vedesse e quindi accompagnasse tutto quanto il percorso all'interno della chiesa, un po' quello che noi vediamo, non so, nel mosaico dell'albero della vita ad Otranto, no? Che adesso è riportato nel Museo Archeologico Francescano, ma fu ritrovato a Madaba nella Giordania. Questa è invece probabilmente la più antica, almeno la più antica di quelle che abbiamo, delle carte medievali del tipo Beatus. Ora vi spiego che cosa significa. Le carte del mondo che accompagnavano i manoscritti medievali, ma spesso sono manoscritti di testi sacri, non necessariamente, perché alcuni per esempio sono manoscritti di opere di classici e varie cose. È la mappa cosiddetta di Albi in Francia ed è probabilmente un manufatto dell'VIII secolo. Dipende, diciamo, nella sua conformazione. Adesso cerco di essere il più sintetico possibile, perché immagino che voi siete stanchi e comunque siamo ai limiti, veramente hic sunt leones da qui in poi. E, dipende nella sua composizione da un modello che noi ritroviamo in una famiglia di tipo cartografico specifica, che è quella di Beatus. Ve la faccio vedere la tipologia. Non sono le mappe del mondo di Beato di Liebana, era un copista, monaco copista, che visse intorno al 770 in un monastero nella Spagna, che creò una decorazione del manoscritto dell'Apocalisse di San Giovanni con delle raffigurazioni del mondo. Ora, questo manoscritto è perduto per noi, però ne sono state fatte copie con alterazioni più o meno recenti, che ne hanno comunque recepito gli elementi essenziali. Questa, per esempio, è una copia del XII secolo, che raffigura il mondo, e anche questa immagine, vedete le teste dei santi che indicano una serie di luoghi santi della cristianità insieme ai dati geografici, di cui poi magari diamo uno sguardo. Questo invece è l'illustrazione di un manoscritto, sono sempre manoscritti dell'Apocalisse, che è stato fatto circa un secolo prima, nell'XI secolo, che si trova invece nella biblioteca universitaria di Valladolid. Quindi è una famiglia di mappe
che si riconosce per un particolare, cioè oltre alla terra conosciuta, che è del modello Tino, si chiama, cioè T perché il mare Mediterraneo e il Nilo formano una sorta di T che sta inscritta nelle terre conosciute, Europa, Asia ed Africa, che sono rotonde, anche perché molto spesso questi disegni erano scritti dentro le lettere circolari come la O. Ora, mentre noi abbiamo almeno tre tipi di modelli Tino, e cioè uno con tre parti del mondo, uno con quattro parti del mondo e questo di Liebana, che è di Beatus di Liebana, che è particolare perché presenta, vedete questa? Questi sono gli antipodi. Ora, gli antipodi, ve li faccio rivedere, sono una terra del mondo che ha una lunghissima storia nella geografia antica, proprio per quel, ve lo ricordate? Anassimandro? L'idea che la terra potesse avere delle parti abitate ma non frequentate, l'abbiamo vista in Platone, che poi raccontava la visione del mondo di Socrate, e diventerà una sorta di sistema con un autore di età ellenistica che si chiama Cratete di Mallo, che addirittura disegnava la sfera terrestre come se fosse divisa in quarti, separati fra di loro dal fiume oceano, proprio perché Omero diceva che il fiume oceano, ecco, questo oceano si divideva in quattro bracci che a loro volta separavano l'oicumene, cioè la terra abitata da noi, l'antoicumene, che era la parte opposta all'oicumene, la terra abitata quindi da altri, non conosciuta, non frequentata, ma che ci doveva essere, perché Omero diceva che c'erano delle realtà oltre il corso del sole, la terra vicina, che si designa con il termine in greco, appunto, indica il vicinato, i perioikoi, e gli antipodes, che è l'opposto speculare dall'altra parte della terra abitata. Questi antipodes, questa terra degli antipodi, rimane nella cartografia antica, tant'è che in quella romana che vi ho fatto vedere, alternativa a Tolomeo, Geografia creativa di Pomponio Mela, un autore romano, e guardate, qui c'è una terra che non si schematizza, di cui non si dice niente, però si sa che c'è e si chiama Antictones, cioè la terra, Chton significa terra, che sta davanti, Anti. Ebbene, nella creazione di questi mappamondi cristiani, qui non l'abbiamo per esempio, perché c'è l'Eden che viene considerato come fuori dal mondo, ma in alcuni mappamondi cristiani come quello del gruppo di Beato, viene elaborata come la terra di un luogo, cioè di alcune popolazioni che nella Bibbia vengono citate, che nel periodo medievale erano particolarmente in voga, i popoli di Gog e Magog, che erano quei popoli che sarebbero ritornati, secondo le scritture, insieme con l'anticristo, a sostenere la lotta dell'anticristo con l'imperatore del mondo, difensore invece del Cristo. Questa lotta finale che avrebbe caratterizzato l'esodo di questo mondo, diventava quindi importante segnare queste terre. E anche in quei manoscritti in cui, diciamo, gli antipodi non ci sono,
però alcuni di questi recepiscono l'idea di queste popolazioni fuori dal mondo, che sono però comunque nell'universo mentale medievale. Ora, la caratteristica del manoscritto di Albi è quella di appartenere a questa famiglia ma non avere ancora gli antipodi, quindi è contemporaneo a Beatus, ma diverso, e quindi lo collochiamo nel tempo all'VIII secolo dopo Cristo, naturalmente proprio per questo motivo, e per questo siamo in grado di dire che si tratta della più antica delle carte medievali, che di manoscritti medievali che abbiamo, perché tutte quante le altre, adesso vi dico semplicemente qualche cosa, il mondo è tutto intero qui, rappresentato come una sorta di ferro di cavallo, lo dovete leggere come se fosse appunto, cioè se fosse messo in orizzontale avrebbe le colonne d'Ercole da questa parte, cioè l'uscita dal Mediterraneo, e l'Oriente dall'altra parte. Perché è orientato così? Perché nel mondo medievale si concepisce l'idea della cioè del subentrare la successione del potere del mondo, del potere imperiale incarnato da Roma, che passa da Oriente via via verso Occidente fino ad arrivare appunto all'Impero di Roma. Quindi è come una visione gerarchica dall'Oriente verso l'Occidente in cui si dispone il mondo, cioè non c'è un motivo di tipo cartografico orientativo che dispone la carta, è un motivo ideologico, storico se vogliamo. E così si disporranno moltissime carte di questo tipo successivamente. Guardate dentro questa specie di ferro di cavallo che è formato dalla Europa e dalla Africa, in cui l'Asia tiene, diciamo, la parte superiore. Il Mediterraneo si riconosce per le sue isole, una stranissima Sicilia quadrangolare. È una Sardegna che è più a nord della Corsica, se vogliamo essere precisi, è questa, da questa parte. Così come per esempio Creta è quasi all'altezza di Cipro, cioè tutto totalmente deformato. Si riconoscono ancora alcune indicazioni, guardate, di tipo allegorico, no? Alcune indicazioni di edifici, eccetera. E qua è l'Italia, il nome di Roma. L'unico elemento, diciamo, orografico che viene rappresentato è il Monte Sinai, che è questa piramidetta che viene indicata qui e che ci dice che questa è Gerusalemme e la Palestina, la Terra Santa, che è proprio per questo discorso del passaggio dell'impero è stata spostata verso la sponda africana, la sponda meridionale del Mediterraneo. Ancora si riconoscono alcune delle tre importanti penisole che riconosceva il mondo antico nel Mediterraneo, cioè la penisola italiana, la penisola ellenica e quella anatolica, ma è tutto totalmente stravolto. Questa è l'Italia, questa è la Grecia, questo è il Mar Egeo e questa è l'Anatolia. Ma appunto non è una questione di approssimazione, è una questione di calare il contenuto all'interno di un sistema che si è totalmente riposizionato e che rispetto a questo riposizionamento dice facciamola adesso. Questa si chiama mappa Cotton ed è una carta anglosassone.
di un periodo che riusciamo a determinare molto bene, perché fra il 1025 e il 1050 che fu scritta, fu inserita all'interno di un manoscritto, probabilmente da un amanuense che viveva in questi grandi centri che nella l'isola della Gran Bretagna attuale raccoglievano e conservavano testi sacri e profani del mondo antico. Questa è molto particolare perché è ricchissima dal punto. Perché vi dico questo? Perché guardate qua giù l'Inghilterra, l'Irlanda e l'Islanda. Cioè, queste realtà che sono entrate tardi ovviamente nella rappresentazione del mondo antico, per esempio nella carta di Eratosthene veniva rappresentata come una specie di triangolino a nord dell'Europa, diventano conoscenza acquisita, più veridica se volete, di questo resto dell'Europa che anche lì viene concepita all'interno di uno spazio che è quadrangolare, perché i manoscritti sono pagina, e che in qualche modo si collega a quella che abbiamo visto prima, perché anche qui non è un ferro di cavallo, ma ha la stessa struttura e lo stesso orientamento. Viene conservata qualche diversa e più consistente attenzione geografica, perché per esempio guardate l'Egeo, come ricco di isole, pieno di attenzione a questa realtà mediterranea, ma che poi è totalmente stravolta perché il Mar Nero è un fiume che si addentra nelle terre, la penisola italiana in cui vengono segnati, questa cosa è interessante, l'uso degli inchiostri per indicare cose differenti. L'inchiostro verde indica i monti e sono indicate per esempio le Alpi, i Pirenei. Le Alpi, gli Appennini, i Pirenei, la Sicilia è tornata triangolare, ma in compenso la Sardegna è diventata una stella marina. Serie dei mari del lontano mondo africano e asiatico è segnata in rosso, quindi il Nilo è rosso, il Mar Rosso è rosso. Sono, come dicevo prima, segnate anche delle realtà che erano quasi sconosciute o sconosciute alla cartografia romana, per esempio lo Jutland. All'interno sono posizionate, diciamo, con delle geometrizzazioni e schematizzazioni, i regni. Quindi è una mappa mista che mette insieme dati storici e dati, diciamo così, geografici. Ed è un dato interessante questo sviluppo a doppio reticolo estremamente ampio delle coste del mare esterno, che fa del mondo rappresentato nella mappa Cotton, una vera isola. Cioè non è un'isola rappresentativa, cioè un'attenzione che non dice niente dal punto di vista del mondo geografico, ma ci dice dal punto di vista della comunicazione di chi disegnava, che sta campendo un mondo isola all'interno del grande mare. Io aspetto vostre indicazioni perché è l'una e mezza. Sì. Posso andare avanti oppure mi fermo? Non lo so. In teoria ci dovremmo fermare. Va bene, allora. Volevo soltanto, vabbè, vi faccio vedere una carrellata di mappamondi. Questa è la mappa di Ebsdorf, che è una meraviglia che abbiamo perduto. Era la più grande carta
grotta medievale, 3,5 metri di diametro, si trovava dentro un monastero della Sassonia che è stato bombardato, quindi si è perduta durante la, la seconda guerra mondiale. Ne resta questa riproduzione, questo disegno, una fotografia che ci dice com'era, ed è un abbraccio del Cristo che domina da oriente sul mondo, che è rappresentato come un mondo di regni, al centro Gerusalemme, e tutti i regni del mondo nel passato, nel presente, che sono nella sincronia. Questa è una carta perfettamente medievale, una carta in cui il tempo non esiste nell'assoluto rappresentato da Dio, e tutto è compresente: l'impero romano con i regni dell'Oriente, con quelli dell'Occidente latino, e i dettagli cartografici non mi fermo a farveli vedere, ma vi faccio vedere una cosa deliziosa. Guardate, quella è la Sicilia. Torniamo sempre a questo filo conduttore, che non è amor patrio, ma è il dato indicativo di un'isola, la più grande isola del Mediterraneo, che è fortemente caratterizzata e riconoscibile per noi, ma che per la cartografia antica prende tutte le forme assolutamente allegoriche, assolutamente... una sintesi. Qui guardate cosa sono diventate le indicazioni simboliche della carta peutingeriana, no? Che lì avevano un significato, che dicevano quanto era grande il centro. Questi sono disegni, sono un delirio decorativo in cui è presente lo storico, le città, in parte, guardate, c'è anche la falce dello stretto, ma questo non è importante, e ci sono anche delle, questa è un'altra carta poco posteriore, che invece noi abbiamo, in questo momento è quella più grande, più rappresentativa della cartografia medievale. Anche qui è un mondo salvato nel giudizio universale dallo sguardo benevolo della Madonna che sta in alto. Cartografia rotonda, mappa Tino, cioè schema circolare con i mari al centro, inchiostri di vario tipo, un impianto decorativo totalmente folle, se vogliamo è perfettamente medievale. Guardate che cosa c'è qui: simboli, sirene, pesci, personaggi esistenti e immagini simboliche di tipo allegorico, l'isola dei malvagi con la rappresentazione dei vampiri, didascalie e immagini decorative tipo castelli e città, conchiglie che vagano per questo mare Mediterraneo che è un fiume interno e in cui sono compresenti le navi dei viaggiatori e il mostro, il pesce gigantesco, la balena che divorò Giona. Quindi assolutamente la compresenza della cultura cristiana medievale. Le mappe di Beato le abbiamo viste, queste invece sono alcune diverse tipologie delle mappe Tino, che noi chiamiamo mappe e che lo sono, mappe mundi, sono da questo punto di vista che abbiamo disegnato schemi del mondo, ma che dal punto di vista geografico non erano spesso altro che riempitivi di capolette o di capopagina o di margini colorati che amplificavano non tanto nell'ordine della conoscenza ma nell'ordine, come dire, del dimensionamento culturale, un senso estetico ormai della carta, che è quello dominante, diciamo, in questa fase del Medioevo. Queste arrivano fino a tutta quanta la tradizione del manoscritto medievale. C'è anche sì una cartografia altre, questa è la cartografia araba che è nel manoscritto di Re Ruggero di Al-Idrisi, che conserva molto di più gli elementi della cartografia antica, perché
I manoscritti di Tolomeo, i manoscritti dei geografi antichi si conservarono tradotti in arabo e i primi che gli europei conobbero li conobbero attraverso la ritraduzione in latino di testi che dal greco erano stati passati in arabo. È per questo che noi chiamiamo Almagesto l'opera più importante di Tolomeo, che è un'opera di tipo matematico, perché Almagesto è la ritraduzione, la deformazione in arabo di Emegiste, l'opera più importante che è greco, Almagest. Almagest, Almagesto. Questo passaggio attraverso il mondo arabo, mentre in Occidente si perdeva la memoria della conoscenza geografica, fece sì che il mondo arabo fosse in grado di continuare in qualche modo la cartografia tolemaica. Questo è lo schema, dovete considerare che quella è la Spagna, la penisola italiana, la Sicilia, ed è rivoltata, cioè al sud in alto, secondo quella schematizzazione di cui abbiamo già parlato, mentre invece le isole britanniche, le zone più lontane sono meno note. E a proposito di carte degli altri, questa è una immagine, una pagina del grande portolano cinquecentesco che va sotto il nome di Piri Reis, una carta ottomana che raccoglie tutte le informazioni che dall'Oriente e dall'Occidente correvano sul mar Mediterraneo e che fu donata a Solimano il Grande dal suo ammiraglio, mentre il corrispettivo che abbiamo in Occidente è questa carta catalana in cui il mondo già, vedete, viene perimetrato attraverso quelle linee direzionali, mari, venti, eccetera, che segnano un nuovo inizio della geografia moderna, quello aperto dalla stagione delle navigazioni, quello aperto dalla scoperta di un mondo che non era più quello teorizzato attraverso la conoscenza degli antichi e poi perduto, ma è quello che il coraggio dei navigatori europei che si gettarono sui mari consentirà di ridisegnare con nuovi linguaggi e con nuove forme. Grazie. Forse 74 immagini erano tante anche per 4 ore. No, siamo arrivati alla fine perché avevamo visto altre prima.